Il lungo viaggio delle donne per la conquista del voto sarà al centro della quinta edizione del festival Fare e Leggere Tutti, in programma da dicembre a maggio nei diversi comuni della Romagna Faentina, a cui parteciperanno gli istituti scolastici come l'ITIP Bucci, il liceo Torricelli Ballardini e le scuole medie Ungaretti di Solarolo. Attraverso la lettura, la danza, il cinema, le fotografie e le testimonianze dirette, il festival diffonderà le mille implicazioni del percorso di emancipazione femminile iniziato con la conquista del voto. La scelta viene da lontano. Da 2 anni collaboriamo col Centro Documentazione Donna di Modena, al quale abbiamo chiesto di impegnarsi in un progetto nostro, Vittime del Silenzio. Quest'anno loro mi hanno chiesto di lavorare su un tema che interessava loro. Noi del mondo della danza non sempre siamo pronti ad affrontare questi temi a carattere sociale, però è una caratteristica mia, a me interessa che con la danza si possano esprimere anche argomenti di valore sociale e culturale. Quindi il Centro Documentazione Donna di Modena, insieme al regista del nostro progetto, hanno fatto un lavoro straordinario, per cui per me era importante inserire questo tema nel festival Fare e Leggere Tutti, che noi dedichiamo appunto alle donne e alla loro conquista per il diritto, alla nostra conquista per il diritto di voto e anche per i diritti sociali e civili, che non sono ancora completamente raggiunti. Festival che quest'anno coinvolge le scuole più che mai. Sì, il festival è destinato all'opinione pubblica, al mondo della città, delle città del comprensorio, perché questo è un fatto importante, perché si svolge fra Castel Bolognese, Faenza, Solarolo e Casola Valsegno, e questo è un successo. In particolare siamo riusciti a coinvolgere delle scuole istituzionali, delle classi superiori, che non è una cosa facilissima, ma questo tema ha coinvolto anche le loro insegnanti, di conseguenza anche i ragazzi sono con noi. Al centro dell'edizione di quest'anno di Fare Leggere Tutti c'è un libro particolare. Come è nato e di che cosa parla? Il libro è Cittadine alla conquista del voto. È una guida didattica allo spettacolo che ha lo stesso titolo. È nato proprio per documentare il percorso dello spettacolo di danza e restituire alle docenti degli strumenti per poter far comprendere il percorso storico che lo spettacolo di danza mette in pratica. La cosa importante è dire che rappresenta un percorso di circa 150 anni dall'Unità d'Italia fino alla conquista del voto e attraverso documenti storici, ma anche documenti letterari e interventi alla Camera, pagine di giornale, proprio a documentare quanto le donne italiane, anche prima dell'Unità d'Italia veramente, avessero chiesto il diritto di voto e quanto, per quante volte, il Parlamento italiano negò questo diritto. Poi naturalmente sappiamo che seguì il ventennio fascista, che per le donne fu naturalmente un passo indietro molto molto significativo rispetto ai loro diritti nel mondo del lavoro e così via, e per arrivare fino alla Resistenza e per arrivare fino a quel fatidico 2 giugno 1946, quando le donne col loro primo voto fecero nascere la Repubblica Italiana. Fecero nascere la Repubblica, ma nella legge si dimenticarono che le donne potevano essere elette oltre che a eleggere. Sì, diciamo che fecero nascere la Repubblica perché finalmente era uscito anche il decreto del 26 marzo del 46, quindi a un anno di distanza dal primo decreto del 1 febbraio 45 ci si accorse, quando si doveva appunto fare le liste elettorali per l'Assemblea Costituente, ci si accorse che non era specificato il fatto che le donne potessero essere anche elette, quindi la Consulta fece questo decreto dove si stabilisce che le donne possono essere anche elette, e in effetti furono elette 21 donne nell'Assemblea Costituente. Sono pochissime rispetto appunto al numero totale, che era direi di 556 componenti. Pochissime, ma che fecero un enorme lavoro, cioè riuscirono a introdurre in tutti gli articoli della Costituzione, quelli riferiti appunto alla parità di genere, penso all'articolo 3, penso all'articolo sulla parità nei luoghi di lavoro e così via, riuscirono a introdurre quei principi fondamentali di parità che poi servirono appunto per avviare il percorso successivo, che è il percorso di cui parlerà il Festival, quindi tutto il percorso dell'Italia repubblicana
e i passi, passo dopo passo, fatto per la conquista di diritti civili e diritti sociali. E io ringrazio anche e colgo l'occasione di essere di fronte a questo strumento comunicativo importante per ringraziare Guido Leotta, l'intellettuale faentino che per prima mi ha sostenuto nella diffusione e nella messa a punto di un festival. Il titolo è il suo, Fare leggere tutti. Federico Lega per Faenza Web TV.